A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca trestorpavia.it. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Pavia e parliamo di ipermercati. Lei va nei centri commerciali di domenica? Quasi mai. Senta cosa c'è scritto su un volantino con logo Esselunga comparso online. Informiamo la gentile clientela che Esselunga rimarrà chiusa tutte le domeniche e le festività per migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti. Invitiamo la gentile clientela ad approfittare della domenica per riscoprire i valori della famiglia. Certi di vedervi ancora il lunedì, auguriamo a tutti una buona domenica. E cosa ne pensa di quello che c'è scritto su questo volantino con logo Esselunga comparso online? Beh, per alcune persone potrebbe essere un problema. Chi lavora fino al sabato può fare la spesa solo la domenica, per queste persone è un problema. Quindi non è del tutto contrario alle aperture domenicali dei centri commerciali? No, per niente. Chi dice invece che lavorare la domenica significa rinunciare ai valori familiari? Farà dei turni. Chi lavora la domenica magari non lavora lunedì o il martedì o il mercoledì, ci sono dei turni apposta. Quindi comunque è giusto che i centri commerciali rimangano aperti al pubblico anche la domenica, favorevole? Sì, si può fare una settimana sì, una settimana no, adesso non sono io a fare i turni, però sono favorevole, sì. E lei va nei centri commerciali di domenica? Sì. Cosa ne pensa di quello che c'è scritto su questo volantino? È da vedere, se è una cosa vera oppure no. Il volantino? No, la decisione di tenere chiusa la domenica. Allora, il volantino è comparso online e Esselunga ha smentito di averlo realizzato, per cui Esselunga rimarrà aperto ancora la domenica. Presumibilmente è la polemica di un dipendente di Esselunga che, per sensibilizzare su queste aperture domenicali, ha voluto scrivere questo volantino. Lo condivide oppure no? Sì, perché se i giorni di riposo sono fissi, infrasettimanali, è un discorso. Se sono fatti a casaccio è diverso, allora lì la qualità della vita diventa un problema. Quindi normalmente ci sono dei giorni di riposo infrasettimanali, no? Sostitutivi della domenica, benissimo. Poi non so se uno gira su 5 giorni o su 6 giorni, però se è un giorno fisso, cioè se l'azienda effettivamente, diciamo, organizza in maniera che i giorni siano fissi, ha un senso. Se il giorno ruota o magari addirittura si salta, che in alcune situazioni può anche capitare questo, allora questo discorso è valido. Da cliente, lei cosa la porta a frequentare i centri commerciali la domenica? Sicuramente più comodo, anche l'apertura serale, per lo stesso problema, perché se uno poi si trova a lavorare con un contratto commercio e ruota anche lui, tutti qua ruotiamo. Quindi quasi per necessità lei deve frequentare i centri commerciali la domenica, perché non ha possibilità di farlo in altri momenti. Sicuramente più comodo, però ripeto, il riposo, al di là se sia la domenica oppure il sabato eccetera, deve essere fisso, perché uno così si organizza. Lei va nei centri commerciali di domenica? Purtroppo sì, perché ci lavoro. Cosa ne pensa di quello che c'è scritto su questo volantino? Più giusto di così non poteva essere. Concorda in pieno? Certo. Pensi che non è un volantino effettivamente targato Esselunga, ma è un dipendente, probabilmente, esatto, che l'ha fatto e forse per sensibilizzare sull'argomento. Perché concorda su questo volantino? Primo, perché i dipendenti dei supermercati hanno anche loro una famiglia. Secondo, perché è giusto. Quando gli erano chiusi, la gente veniva di sabato e di lunedì. Adesso l'orario è continuativo, fino alle 9 di sera ci sono dei supermercati aperti 24 ore su 24, almeno la domenica e le festività avremo anche diritto anche noi. Quelli che abbiamo intervistato prima di lei, clienti, non dipendenti, ci hanno detto noi lavoriamo sempre, quindi meno male che sono aperti anche la domenica. Non tutti lavorano sempre, anche perché la maggior parte dei clienti sono dei pensionati. Che passeggiano? Anche, o che prima vanno in piscina e poi dopo verso le 7 arrivano al supermercato.